Sempre al Toronto Pro dello scorso weekend, Aki Williams è stato decretato come vincitore assoluto della categoria Open. Una gara molto intensa, c'era un bel lineup, un lineup discreto con molti atleti anche europei e alla fine ha prevalso Aki Williams su Quinton Raya che è arrivato secondo, un secondo posto molto stretto e molto discutibile. Allora, questa è la scorecard finale con Hakim primo con 6 punti. Quindi tutti e tre i giudici, sia a finali e pregarla, l'hanno messo primo. Quinto, secondo, con 12 punti. Poi terzo, John Jewett alla sua seconda gara open. E poi a questa gara c'era anche. Hassan Mustafa che è arrivato sesto, una gara da dimenticare per lui, purtroppo non era in condizione, non era tirato, non, non era definito e era anche un po' acquoso, e il posing. E non era il più bello, come però lo è sempre stato, purtroppo. Allora, analizzando i primi due Kim e Quinton, ho visto una bella battaglia, anche se purtroppo i video. Eh, come per la 2.12 fanno un po' schifo e non ce ne sono tanti quindi c'è poco materiale su cui ho valutato questa gara allora eh, quinto non mi ha veramente stupito mi ha veramente lasciato a bocca aperta rispetto a, al New York Pro di un mese fa è completamente cambiato intanto ha lasciato Matt Jensen dopo il New York Pro non si è più fatto seguire da lui ha fatto da autodidatta, da solo senza eh, alcun preparatore, si è fatto aiutare un attimino da Dorian Hamilton per qualche ritocco finale. Però alla fine, tutta la prep per questa gara se l'è fatta da solo e si è visto veramente molto in cambiamento. Rispetto a New York, ha portato un fisico completamente diverso, molto ma molto ma molto ma molto più pieno. Era il doppio più pieno e giustamente anche un po' meno tirato rispetto a New York però preferisco di gran lunga questo look più pieno più voluminoso e rotondo rispetto a un Quinton scarico, ma pur sempre tirato. Ecco, perché Quinton se è scarico, se è piccolo, non rende abbastanza, lui deve, deve essere pieno. E infatti questa gara era super pieno e a momenti esplodeva ed era veramente bellissimo. Era una cosa stratosferica, un fisico bellissimo con una linea perfetta proporzioni, simmetrie eccellenti, punti deboli pochissimi, solo la schiena che è un, giusto un po' indietro rispetto al resto. Condizione buona, anche se non era come quella di New York, però secondo me ha fatto bene a sacrificare un po' di condizione per arrivare molto molto più pieno. Allora, Akimi invece l'ho visto anche lui molto bene. Classico Kimo super pieno come sempre, l'ho visto anche mm, ben tirato. E per essere Akin Williams nei suoi standard è arrivato in una buona forma, in una buonissima forma anzi. Secondo me Quinton e Akim erano molto vicini, la vittoria poteva andare tranquillamente a Quinton, sono due fisici completamente diversi, uno è enorme, compatto e massiccio e l'altro è molto più estetico con qualche buco da riempire ancora. Sulle pose frontali a me piaceva molto Quinton perché aveva veramente un effetto a V eh, veramente spettacolare, il suo fisico scorreva molto bene e non aveva pecche in quelle pose, Kim non aveva la struttura perfetta perché ha i dorsali un po' altini e le clavicole non larghissime, però era pieno di muscoli, era veramente super rotondo in quelle pose, nelle pose laterali Kim, secondo me ha distrutto completamente Quinton, sempre per gli stessi fattori volumi e rotondità e anche per una migliore condizione delle gambe laterali di schiena vedevo uh, come vincitore quinton la schiena di kim di akim è quello che è eh, parecchio incasinata anche quella di quinton non è che sia il massimo però è meno incasinata rispetto ad akim quindi eh, back double bicep e l'espadio le davo a quinton Ice è sempre qui a Quinton che ha un addome perfetto. Mentre quello di Akim è un po' così così. E Moss Muscular eh, quella discutibile, però, comunque l'avrei data lo stesso ad Akim. Eh, sempre per i fattori dei muscoli, delle, delle rotondità dei volumi, quindi allora, la vittoria siccome ci può stare, perché alla fine è bodybuilding e non classic. Physique, quindi l'estetica conta fino a un certo punto, a era pieno di muscoli. Mm, poteva starci anche la vittoria di Quinton tranquillamente non avrei detto nulla anche perché eh, preferivo molto lui rispetto ad Akin però capisco il fatto che Akim è un caro armato di muscoli e sta sempre ai giudici capire cosa andare a premiare hanno fatto ecco l'opposto eh, della 2.12 nella 2.12 hanno premiato un fisico un po' più piccolino, un po' più estetico, mentre nell'open hanno fatto il contrario, cioè hanno premiato un fisico più duro, e più pieno e compatto rispetto ad uno un po' più estetico, quindi, quindi boh, aspetta sempre ai giudici alla fine. Poi terzo John Juett. Non mi ha particolarmente eh, stupito. John è arrivato veramente enorme, però purtroppo non l'ho visto eh, molto tirato, cioè non l'ho visto tirato come al suo solito, poi sicuramente c'entrano anche le luci e i video di merda, e poi purtroppo la vita è veramente larga, veramente molto molto larga e non lo aiuta particolarmente nelle pose frontali, purtroppo. Però un terzo posto con questo lineup è veramente un ottimo risultato. Comunque, fatemi sapere la vostra, fatemi sapere cosa ne pensate di questa vittoria di Hacking Williams, se secondo voi è meritato o no, o se secondo voi doveva vincere Quinton, fatemelo sapere. Vi chiedo un like e un commento come al solito, e ci vediamo al prossimo video. Quanto bello è Quinton? Mamma mia, se è bello!